Nella piccola, piccola comunità in cui vivo e dove in realtà sono anche nato, è accaduto un fatto terribile. Non è la prima volta, è l'ennesimo caso. Un ragazzo di appena 21 anni ha finalizzato la sua morte con un suicidio. Pare che il ragazzo, io non posso confermarlo, pare che il ragazzo fosse vessato da atti di bullismo, ma sicuramente non è l'unico fattore che ha scatenato e portato a ciò. Tragedie come questa colpiscono molte comunità in tutto il mondo, e anche se tra qualche giorno tutto tornerà a scorrere come prima, in momenti come questi, scossi dalla notizia, terribile notizia, molta gente riflette e si chiede se avrebbe potuto fare qualcosa per evitare un epilogo simile. C'è addirittura chi, travolto dall'emotività, afferma di sentirsi in qualche modo responsabile, pur essendo totalmente estraneo sia al ragazzo che alla famiglia, nonché ai fatti, gridando al fallimento dell'intera comunità. E forse, e dico forse, è anche vero. Perché se è vero che il ragazzo era oggetto di bullismo, è impossibile che tanti altri non ne fossero a conoscenza, non ne fossero consapevoli, che non abbiano mai visto nulla. E che non si siano comunque preoccupati di mettere fine a queste vessazioni denunciando e segnalando alle autorità i responsabili. La maggioranza di noi risulta essere purtroppo superficiale, insensibile, ignorante, menefreghisti, privi di altruismo. Ignoranza e disturbi della mente, disturbi della psiche, nonché disagi familiari e genitori incapaci, sono spesso i fattori scatenanti del bullismo. Individui che si sentono in diritto di sottomettere con vessazioni altri per pura soddisfazione personale. Assodato che le famiglie sono assenti per incapacità, ma gli assistenti sociali dove sono? Le autorità competenti dove sono? E le cosiddette guide spirituali? Perché magari si tratta di gente che si professa essere cristiani. Dove sono le guide spirituali di questi facenti parte e schierati di organizzazioni religiose? Mi chiedo se a scuola si potrebbe fare di più per fornire un'adeguata istruzione in merito a questo disagio culturale, adottando magari metodi diversi, già collaudati in altre parti del mondo. Mi chiedo se davvero siamo interessati ad elevare il livello civico delle nostre comunità, partendo dalle famiglie, partendo dai singoli individui. Io stesso sono promotore in un'azione di denuncia, sia nei confronti dell'opinione pubblica che delle istituzioni, di azioni vessatorie in seno a gruppi, organizzazioni religiose. Mobbing ed isolamento sociale praticato addirittura da molte famiglie nei confronti del singolo familiare, del proprio familiare che per un motivo o per un altro esce da questa comunità, da questa organizzazione religiosa. Una sorta di bullismo di gruppo disposto e ordinato dai leader della comunità, spacciando tali vessazioni per volontà di Dio, volontà divina, col solo vero obiettivo, però, di terrorizzare altri a non seguire il suo esempio, a non allontanarsi, nonché ricattare l'emarginato affinché rientri nel gruppo.
inutile descrivere quali possono essere e quali sono i danni emotivi e psicologici di questo ostracismo. Ostracismo sistemico, non è occasionale. Voluto, per esempio, dalla società Torre di Guardia. La società Torre di Guardia, questo ente americano che dirige e organizza, per esempio, i Testimoni di Geova. Ma non solo in questo ambito, in questa religione. Un po' tutte queste organizzazioni secondarie, gruppi religiosi secondari, minoritari in realtà, sono tante dunque le sette religiose che debitamente occultano al mondo esterno questa pratica, questo metodo esistente all'interno dell'organizzazione. Frequenti sono i casi, purtroppo, ma come conseguenza, come potete immaginare, frequenti sono i casi di depressione e purtroppo di suicidi. C'è gente che si toglie la vita, schiacciati dal grande peso, non in grado di gestire questo abuso, che magari nel tempo, isolati, allontanati dagli affetti familiari, dai genitori. Ci sono genitori che allontanano i figli, ci sono figli che allontanano i genitori. E purtroppo i più fragili cedono e soccombono con il suicidio a questa pratica. Ma sinceramente, a quanti di voi interessa? Ve ne importa qualcosa? Chi prende sul serio questo crudele abuso a scapito di chi ingenuamente è finito nelle grinfie di queste organizzazioni religiose? Attratti purtroppo da un apparente perbenismo, da una spiritualità ostentata fanaticamente, fatta solo di apparenze. A quanti interessa tanto da voler approfondire la questione, prendere posizione contro questo bullismo indorato da un'aura di pseudo-religiosità? Vi assicuro che il bullismo non è un virus culturale che colpisce solo i più giovani, no. È presente, purtroppo, è supinamente accettato in molti contesti, anche in quelli più impensabili. Siamo tutti responsabili del perpetrarsi di queste pratiche, tutti. Questo deve essere una nostra consapevolezza.